Le prove a cui il Signore vi sottopone e vi sottoporrà sono tutti i contrassegni della divina dilezione e gemme per l'anima. Passerà, mie care, l'inverno, e verrà l'interminabile primavera, tanto più ricca di bellezze quanto furono più dure le tempeste. Vi auguro una giornata piena di pace e di bene, fratelli e sorelle. Le parole che Padre Pio oggi, a conclusione di questo mese, ci dona sono un augurio importante, un augurio bello e però anche un invito ad avere delle convinzioni profonde nella nostra vita. Questo in rapporto appunto a tante prove che noi possiamo affrontare. Ecco, tante volte noi ci lamentiamo e diciamo che le nostre prove sono troppo pesanti, che il Signore non ci soccorre, non ci aiuta. Ecco, Padre Pio ci dice che le difficoltà, le prove sono come quel lavoro che Dio fa, come quel lavoro che un artigiano fa per una perla. Che cosa fa? Per renderla più splendente e perché questo suo splendore risalti di più, la deve intagliare, la deve modellare. E questo richiede difficoltà, sofferenza, come anche in un'altra sua lettera lui dice che noi siamo, anzi lui si rassomigliava a quelle pietre che vengono squadrate dal divino costruttore attraverso lo scalpello e il martello, e non danno certamente serenità, pace, lo scalpello e il martello, ma lui ci ricorda che se vogliamo far parte di questa bellissima costruzione che Dio vuole realizzare per il bene dell'umanità, ma anche per la gloria sua, per la nostra eternità, noi dobbiamo accogliere anche questo momento di prova, di difficoltà. E poi l'altro esempio che ci porta dell'inverno e della primavera. Ecco, stiamo vivendo in questo mese di aprile la primavera inoltrata e ci auguriamo che la natura segua veramente quel corso che è stato impresso da Dio in questo nostro mondo, no? E sappiamo benissimo, ci viene ricordato dai proverbi, no? Sotto la neve pane, sopra la neve fame. Se l'inverno è stato rigido, se l'inverno è stato pieno di neve, se tante volte abbiamo dovuto affrontare anche delle bufere di neve, allora la terra viene fecondata e porta frutto nella primavera. E Padre Pio ci dice che l'inverno è limitato, la primavera è per sempre. Perché? La prova è limitata, la gioia eterna è per sempre. L'augurio che possiamo fare a tutti quanti noi è che nel momento della prova ci fidiamo di Dio, nel momento della gioia, nel momento dell'eternità beata, contempleremo, ameremo, loderemo e ringrazieremo Dio per sempre. Buona giornata a tutti voi.